la freccia d'oro del Sagittario ed il suo significato. Il segno zodiacale del Sagittario è il nono dello zodiaco occidentale, è legato al sesso maschile ed è di tipologia mutevole, come i Gemelli, la Vergine ed i Pesci, e per questo presenta un duplice aspetto caratteriale che si alterna nell'arco della vita, la quale è divisibile, grossolanamente, in tre parti, cioè la giovinezza, l'età adulta e la vecchiaia. Se da una parte il nativo ha carattere selvaggio ed indomabile, tanto da non sopportare il rimanere per troppo tempo in luoghi chiusi ed antropizzati, nonché nello stesso territorio, dall'altra acquista, negli anni, quella coscienza umana di tipo intellettuale, tanto da abbracciare sempre più una vita solitaria, a volte anche di tipo spirituale. Per tale ragione, quindi, chi viene al mondo con tale archetipo zodiacale non deve essere mai lasciato solo ed, anzi, deve essere spronato ad esplorare terre lontane, interagendo anche con genti di diversa cultura e lingua dalla propria, al fine di soddisfare la sua multietnica socievolezza. Non per nulla è proprio nell'iconografia del Sagittario, cioè del centauro che presenta il corpo sottostante di cavallo e quello superiore di uomo, armato di arco e freccia d'oro, che, a mio parere, viene racchiusa l'unione dell'istinto animale con la coscienza umana. Tale armamento è dato, infatti, a tale segno perché solo chi, come lui, ha una mentalità ingenua ed innocente anche in età adulta ed in vecchiaia, può scagliare la freccia d'oro con il massimo vigore e spontaneità, la quale, simbolicamente, colpendo il bersaglio animato, rivela il reale valore di questo, cioè l'insieme dei suoi pregi e vizi. Ed effettivamente, come il suo opposto Gemelli, il Sagittario ha dei forti aspetti fanciulleschi che si mantengono anche in età avanzata e che proprio grazie a questi egli è in grado di ben identificare e rivelare le doti del prossimo. Dopotutto, un vecchio detto latino recita «Stultus puerque semper vera dicunt», cioè «I bambini ed i pazzi dicono sempre la verità».